È una celebrazione storica quella del 6 gennaio 2008, presieduta da Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, al termine della quale, prima della benedizione finale, dà un annuncio importante. Cerchiamo la luce, perché anche la nostra vita spesso è schiava di tanti tiranni, di tante violenze assurde, che non sempre siamo capaci di smascherare e da esse con fatica riusciamo a difenderci. Abbiamo bisogno della luce vera, quella che illumina ogni uomo. E questa luce è lui, il bambino. Dobbiamo arrivare a Betlemme. Dobbiamo proseguire il nostro cammino. Dobbiamo fidarci della parola che ci dà la certezza che l'incontro con lui sarà per noi gioia e salvezza. E anche per noi c'è il momento che ci conduce davanti al bambino, con Maria sua madre. E davanti a questo bambino c'è un solo gesto da compiere. Noi lo sappiamo da sempre. I magi lo compiono guidati da quella forza che li ha sostenuti nel loro camminare, guidati dalla stella verso Betlemme. Prostratisi lo adorarono e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Davanti a nessun altro dobbiamo prostrarci. Solo Lui è il Signore, Cristo Gesù, il Figlio di Maria, colui che ha scelto la povertà della grotta per essere accolto nella sua casa. Non ci sono altri che possono sostituirlo, purtroppo però anche per noi, quante volte ci accontentiamo di prostrarci davanti agli idoli, davanti alle sicurezze umane, davanti a quelle certezze che in qualche modo ci obnubilano con il loro fatuo splendore e ci impediscono di cogliere la verità di un incontro che può cambiare radicalmente la nostra esistenza e insegnare a questa esistenza una via nuova, come succede per i magi. Per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. L'incontro con Cristo non può lasciarci indifferenti. L'incontro con Cristo non può farci percorrere la nostra strada. L'incontro con Lui indica la nuova strada, la sua. È una strada non facile, è una strada che Egli ci indica e per la quale ci consegna una croce. Chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Fratelli e sorelle, la nostra vita consegnata a Cristo è una vita che sceglie l'adesione piena e la fedeltà incondizionata alla sua parola e al suo messaggio. Una parola che forse non è di sicuro non è quella che noi cerchiamo. Una parola che comporta capacità di rinunzie, capacità di conversioni radicali, capacità di liberarci dai tanti asservimenti alle logiche del peccato, alle logiche di tanti dominatori di questo mondo. Oggi andiamo a Betlemme anche noi. La strada l'aprono per noi questi magi che vivono il desiderio, il bisogno di incontrare l'anonimo che inseguono da tempo. E l'anonimo ha un volto. È il volto del bambino Gesù. L'anonimo rischiara con una luce tutti i popoli. Questa sera rischiara anche noi. Abbiamo bisogno
di questa luce per non smarrirci. Abbiamo bisogno di questa luce per proseguire con coraggio e decisione la strada dei discepoli del Cristo crocifisso. Abbiamo bisogno di questa luce per non ricadere nella paura che ci fa schiavi delle nostre certezze e delle nostre puerili pretese di sostituire le nostre luci alla luce unica che è il Cristo. Chiediamo al Signore che questa luce continui a rischiarare il nostro cammino. Invochiamo l'intercessione della Vergine Santa, Maria di Nazaret, perché continui a presentarci in tutto il suo fulgore il bambino che è nato per noi e per la nostra salvezza. Monsignor D'Ambrosio, prima della benedizione finale, fa un annuncio straordinario, suscitando la commozione e la gioia dei fedeli presenti in Santa Maria delle Grazie. E oggi, nella gioia di questa celebrazione, invocando l'intercessione del nostro santo San Pio da Pietrelcina, con sincera commozione, insieme ai cari frati minori cappuccini, nelle persone del ministro generale Fra Mauro Giori, del ministro provinciale Fra Aldo Broccato e dei confratelli tutti, della religiosa provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, vi annuncio che in occasione del 40° anniversario della morte, dopo l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni canoniche e l'assenso convinto ricevuto dalle superiori autorità, muniti del relativo decreto della Congregazione delle Cause dei Santi, si procederà alla esumazione e alla ricognizione canonica del corpo di San Pio da Pietrelcina. Per verificarne lo stato e per effettuare tutte le procedure idonee a garantire le ottimali condizioni di conservazione. È convinzione mia personale e dei confratelli di San Pio che incombe su tutti noi il dovere di permettere anche alle generazioni che verranno dopo di noi la possibilità di venerare e custodire nel migliore dei modi le spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina. Un ulteriore motivo di giubilo deriva dal fatto che è stata decisa e autorizzata l'esposizione e la pubblica venerazione per alcuni mesi del corpo del santo. A partire dalla metà del prossimo mese di aprile, quando presumibilmente saranno terminate tutte le procedure previste dalle normative canoniche e dalle indicazioni delle scienze mediche. Il Signore mirabile nei Suoi Santi ci accompagni in questo gesto di devozione e di venerazione verso il nostro Santo, faro di luce ed epifania dell'amore crocifisso. Possa questo evento, iscritto nella normale prassi della Chiesa, aiutare molti a scoprire la bellezza della santità che il Signore fa rifulgere nei Suoi servi ed amici e spronarci ad una vita di maggiore fedeltà e conformità a Cristo Gesù, crocifisso per la nostra salvezza.